tutti e bentornati al The Groove Factory Contest. Siamo alla seconda puntata delle semifinali. Avete voglia di un po' di groove? Siete nel posto giusto. Oggi andremo a sentire gli ultimi 4 semifinalisti. Anche oggi voi avrete il compito di votare il vostro concorrente preferito. Potete farlo da ora mandando una mail a band@thegroovefactorycontest.it. Ma ovviamente insieme al vostro voto c'è anche quello della giuria. Andiamo a ricordare chi sono i nostri giudici. Cindy, cantante professionista per Cindy's Project. Ha partecipato al programma di Italia 1 Operazione Trionfo. Alessio, batterista di professione e direttore della The Groove Factory Music Academy. Alessandro, conoscitore della storia della musica moderna, musicista per passione e imprenditore. Bene, il momento è arrivato. Andiamo a conoscere assieme chi sono gli ultimi 4 semifinalisti. Insanity Fairs, Cultured Apes, Matteo Pascotto, Home Sweet Homicide. Sono qui con la prima band di oggi, gli Insanity Fair. Siete in semifinale, che effetto vi fa? Un bel effetto, sinceramente, positivo. Sì, infatti, all'inizio quando abbiamo iniziato a suonare, a vedere tutte un po' le classifiche, non eravamo demoralizzati, però ho detto, vabbè, così, poi vedere il nostro nome in classifica, così anche il suo, ho detto, siamo contenti, essere stati richiamati, è stato proprio bello, una soddisfazione. Appunto, prima band della puntata e prima band in classifica, ve lo aspettavate? Prima band in classifica, no. Prima band della puntata, boh. Come sì. A prescindere. Oggi vi presentate con il vostro secondo inedito. Guardatecene certo. Un po'. Ma il secondo inedito può parlare benissimo la Giordana, che è più un altro. Sì. No, allora questa canzone è una canzone, diciamo, è la mia preferita in assoluto. Abbiamo tenuto il pezzo forte, abbiamo detto più si va avanti, più il pezzo deve essere bello. Secondo me è un pezzo significativo, anche il testo è molto, diciamo, a che fare con il sociale, quindi a che fare anche, oltre come scriviamo sempre, i testi un po' emotivi, ma anche che hanno appunto a che fare un po' con il sociale, eccetera. E questo è il sesto pezzo che abbiamo scritto nella nostra vita compositiva, si chiama Ruin of the Earth, e il titolo è abbastanza forte, la rovina della terra, ok? Che si intende appunto una rovina, diciamo, più emotiva, però si può vedere anche parlando in modo ambientale, in modo sociale, in vari ambiti, insomma. E niente, il messaggio principale è quello di voler proteggere le persone a cui teniamo, i nostri cari, da questa rovina della terra, e fondamentalmente insegnare loro a non essere indifferenti a questo. Principalmente il tema è quello. Poi, insomma, ognuno, come è giusto che sia, ognuno ci legge un po' quello. Va bene, vuole. Ho capito. Siete carichi? Sì, pronti? Sì. Emozionati? Abbastanza. Vi lascio andare. Grazie. Vediamoci in Insanity Fair. Thank you.
Abbiamo visto l'Insanity Fair, un'esibizione molto intensa, si vede che il pezzo lo sentite particolarmente vostro. Com'è andata? Bene, è andata bene, caldo, quello è sicuro. Come sempre, molto caldo, poi soprattutto. Mi si accende la lucina, non dire che fa caldo. No, va bene, non lo dico. Abbiamo una bella esperienza, anche con tutte queste telecamere che ti rompono intorno. Così bello. Se potesse cambiare qualcosa dell'esibizione, si può sempre fare qualcosa di più. Fare una terza ripresa. Abbiamo un bel collage di, sì, di no, cosa potessimo, se potessimo cambiare qualcosa, boh, cambieremmo la cantante. Dai, sicuro, no? Sì, perché non gli piacciono i fiori. Lui è metallaro. No, io sono allergico. Ah sì? No, meglio la prima volta o questa volta? Questa. Questa. Sì, sì, sì. Beh, semifinale. È una cosa diversa, sì, la gente la conosce un po' meglio. Sì, è già rodata la situazione, sì, sì. Che c'è prima. Quindi ragazzi, fatevi votare. Sì, votateci di nuovo. Beh sì, perché sennò vengo a casa vostra. E viene di nuovo a casa vostra. No, io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno votato l'altra volta e volevo anche ringraziare Radio Rhapsody che ci ha promosso, ha promosso il programma, sì, e continuerà a promuoverci e a promuovere tutte le cose. Sì, sì, si può. Non è proprio una radio, è una radio on web, è una cosa molto amatoriale. Però sì, continua a fare promozione per noi e per tutti i gruppi. Devi dire votate, mica radio. Votateci. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Seconda semifinale. Mr. President. Partiamo con l'Insanity Fair. Primi in classifica. Con la nostra rossa. Con la nostra rossa, primi in classifica, sono venuti qui a fare il secondo pezzo e direi che Alessio qui non lo tenevo più. Non lo tenevo più e quindi ci saranno grandi sorprese. Lascio la parola. Immediatamente. No, cosa devo dire? Grandi sorprese, insomma, mi sono piaciuti. Sul ritornello, guarda caso, non so perché io giro, io vivo per il ritornello. Ti si alzano i peli con il ritornello. Esatto, pochi ma se no. E quindi la prima volta non gli ho dato peso, la seconda volta è ricapitato, quindi è un segnale importante che va messo su carta. E vedrete che carta. Che va certificato. Va certificato. Va certificato. Cindy, che ci dici? Per me una band è una conferma, nel senso che poi insomma ci aspettavamo qualcosa di buono se sono in finale, perché li abbiamo anche voluti, quindi in questo senso una conferma. Cosa posso dire? Mi piace sempre di più il batterista, quando suona lui la batteria ha un altro volume, cioè questo è veramente fenomenale. Dobbiamo dirla questa cosa. Tutti, però. Sì, però ho notato questa cosa. Quando la batteria è sempre quella, perché certo, tutti suonano la stessa. Quando la suona lui c'è un altro volume, c'è un altro suono. E quindi secondo me è una però cosa. Però c'è un livello tecnico di alta qualità per tutti. Quindi il cantato, il chitarrista, che è quello che poi da un punto di vista armonico tiene sul tutto, però il bassista pompa da morire e sanno stare sul palco, abbiamo suona detto bene, tutto, suonano bene, forse probabilmente li rivedremo ancora una volta. La seconda band di oggi sono i Cultured Apes. Ciao ragazzi. Ciao. Siete in semifinale, siete contenti? Direi di sì, abbastanza. Come vi sentite? Emozionati? L'emozione prima di suonare c'è sempre, in ogni situazione. Però si cerca di contenerla per suonare bene. Il vostro percorso dalla prima volta che vi siete esibiti sta cambiando? Nettamente, tanto cambiato. Nel senso che prima eravamo molto più insicuri, adesso siamo sicuri, un po' di più almeno. Abbiamo pezzi nostri che comunque, cioè di solito una band comincia facendo sempre delle cover. Adesso abbiamo dei pezzi nostri, a nostro parere anche dei bei pezzi. Abbiamo lavorato tanto per fare questi pezzi, sono strutturati in un certo modo, partendo dall'idea principale che c'era data dal nostro cantante, e poi ognuno di noi ha cercato di metterci il suo, diciamo, per fare diventare questi pezzi belli, quindi ci auguriamo che possano piacere agli altri. A proposito di questo, com'è nato il vostro secondo brano? Il nostro secondo brano è nato in ordine cronologico dei nostri brani, è il quarto, a dire il vero.
però è nato questo la storia del brano è difficile ricordarsela. Non... io cioè quando capita che io scrivo delle canzoni le scrivo molto di getto, quindi non ho particolari storie da raccontare, diciamo. Siete carichi per l'esibizione? Sì, abbastanza. Quanto basta? Ok, let's go! Cultured Apes! L'esibizione dei più giovani in gara, i Cultured Apes, com'è andata? Abbastanza bene, grazie. Voi cosa analizzate? Alcuni errori? Bene. Abbiamo fatto un paio di errorini, ma spero che non siano influenti sul voto. Vi mette un po' in soggezione la telecamera quando suonate? Più la giuria. Sì. Tantissimo di più. La giuria ha più soggezione, sì. Abbiamo paura. Immagino. Comunque adesso fatevi votare dal pubblico. Allora, votateci perché è importante, cioè siamo arrivati qua adesso, abbiamo bisogno dell'ultimo aiuto da parte vostra, votateci per favore, dai, l'ultima volta, non ve lo chiediamo più dopo. Saremo disperati. Se volete vi paghiamo dopo, molto dopo, però basta che ci venite a votare. Da casa comodi sul divano anche, cioè durante la nostra puntata ci mandate la mail, come voi sapete, mi raccomando. State cauti. Ciao, ciao. Ciao.
belli freschi, bel pezzo suonato con una bella grinta, perché è arrivata l'Andrena Lina, e quindi bene. C'è una cosa che contrasta in loro, che è comunque la grinta nella composizione, anche nel modo di suonare, e la timidezza. Sono impalati, sembra che gli abbiano inchiodati i piedi al pavimento, ma potrebbe essere anche una loro caratteristica, no? Sì, beh, sul volto della scena, perché non è che si possa effettivamente avere... No, ci stanno, cioè, però, nonostante io però non ami il musicista inchiodato... Il prossimo consiglio per l'organista è quello di per mettersi sopra un palchetto, così. Perché avevamo fatto l'altra volta. Il consiglio di non suonare seduto, e quindi piedi. I miei personali complimenti. Io sono contenta di trovarli qui, perché nonostante il mio voto risicato dell'altra volta, diciamo che loro sono stati super votati dal web e quant'altro, e quindi li abbiamo qui con noi in questa semifinale, e sono contenta che ci siano. Mi sono dovuta ricredere, oggi il mio voto sarà decisamente migliore rispetto a quello dell'altra volta, lo dico subito, e perché il pezzo soprattutto mi ha catturato. E quindi poi non è un pezzo troppo uguale a quello dell'altra volta. No. Il rischio che quando incominciano a scrivere è di fare dei pezzi molto simili fra di loro. Esatto. No, ma si vede anche che ci hanno lavorato di più, però, secondo me, su questo pezzo. Come struttura, come scelte, le scelte dei soli, le scelte proprio come struttura, come è stato strutturato il brano. Anche fatto questi stop and go. Che esatto, hanno fatto... ci hanno lavorato di più, secondo me. E questo si sente, almeno per quanto mi riguarda, si è sentito, e quindi il pezzo mi ha dato qualcosa di più rispetto all'altro. Poi il cantato mi piace questa volta. Senza trucchi, in inganno, scherzo, no? Però c'ha... Sì, mi piace il nasale, è una voce... Di solito si dice che non si deve cantare, no? Nasali. Questa può essere una scelta alla Eros Ramazzotti, non prendertela, non è... È solo per fare un esempio, non c'entra niente... No, è perché in Italia conosciamo quel nasale, per capire che... Se si parla di naso, si parla di lui. Esatto, è per capire proprio le scelte stilistiche. Lui ha deciso di fare quella scelta lì. In questo caso abbiamo sempre una voce nasale, però ben riuscita, ci sta benissimo, quindi... Non posso dire. Bello indie rock anni 70, così. Piacevole. Bravi. Taglia. Qui a fianco a me Matteo Pascotto e la sua band. Siete stati i favoriti della giuria. Cosa ne pensate? Che è una soddisfazione, no? Sì. No, è bello. Gratificante, soprattutto sentire certi commenti. Io aspettavo la domenica soprattutto per i commenti, no? Perché essendo una cosa nuova, tra virgolette, aspetti anche un po' di sentire cosa pensa la gente, quindi sentire in più questi commenti mi ha fatto molto piacere. Non c'è stata però la stessa risposta dal pubblico. Bisogna fare più pubblicità, ammetto che ho sbagliato. Nel senso che in questo senso gli altri gruppi hanno una marcia in più. Bisognerebbe fare molta pubblicità, molta più promozione di questa cosa. L'ho presa un po'. Poi loro non mi aiutano. Cioè loro più di scrivere su Facebook. Sì, perché sono la band, no? Però più di scrivere su Facebook votate se volete Matteo Pascotto. Se non disturbiamo. Non hanno fatto molto. Bravi però, bravi. La prossima volta sarà la minaccia armata. Ecco. C'è qualcuno che l'ha fatto, dai. Ma ho visto che ha funzionato. Parlateci del secondo brano che portate oggi. Allora, il prossimo brano è Portami Via, ed è un brano che parla dell'affidamento, della relazione di coppia. L'ho scritto, è venuto molto, molto veloce, quindi sono quei brani che vengono nelle giornate allegre, quindi speriamo che dia un po' di sole, non più senza luce ma con tanta luce, e basta, sono contento di essere qui in semifinale per poterlo far sentire tutti. Bene, allora in bocca al lupo. Grazie. Andiamo a sentire Matteo Pascotto e la sua band.
Abbiamo sentito l'esibizione, ragazzi, com'è andata? Bene. Bene, no? Sì, si sentiva bene. Bene, sì. Bene. Qualche errore c'è stato? No. No, si dice sempre di no. No, sì, qualcuno no, sì. Ah, no. È un live. È un live, infatti. La voce forse ogni tanto emozione, un po' magari cali un po' su e giù. È stata più emozionante la seconda performance o la prima? No, la prima. La prima perché non sai come funziona, forse meglio su un palco, eh? C'è nessuno. Sì, sì. Qua animali da palcoscenico. Loro. Loro, animali soprattutto. Animali. Sì, che da poco. No, sul palco è più sciolto, suoni. Qua invece è le telecamere, è l'audio, è quello che registra. Il trucco. Il trucco. Un incubo. Il trucco. Bene ragazzi, la scorsa volta non vi hanno votato, adesso fatevi votare. Oh ragazzi, votateci per favore, votate. Votate? Votate. No, votate. No, ma farò più pubblicità, loro mi aiuteranno anche. Farò, prometto di fare più pubblicità, anche con degli sms magari. Perché no? E poi guardate, seguiteci nelle date che abbiamo prossime ai concerti sulla pagina Facebook e su MySpace. La prossima me la ricordo. 14 agosto, ce ne sono prima. 6 luglio porto in piazza proprio la prossima. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, votate. Votatelo. Matteo Pascotto, Pascotto Matteo. E la sua band. Ma è soprattutto Matteo Pascotto. È giusto sottolineare questa cosa. Beh, oggi ci stiamo divertendo un po' tutti. Sì. Bei gruppi, belle cose. Matteo ha confermato tutto quello che di buono abbiamo detto, dal mio punto di vista. Il pezzo è semplice, ma è orecchiabile. È il suo genere, lo canta bene e dai, continuate. Io non ho nulla da dire se non confermare quello che ho detto la volta scorsa, quindi il regista, se vuole risparmiare tempo e prendere idem per me, anche per me è una super conferma rispetto a quello che ho detto l'altra volta. Era insomma il gruppo che secondo me qui dentro si sente veramente meglio rispetto agli altri, proprio l'effetto che ne esce dagli strumenti, quindi il vero live è una spanna sopra tutti a livello di suono, a livello di come viene suonato e cantato, quindi per me è decisamente c'è da dire che hanno anche un po' di età in più, no? Sì, rispetto a certi gruppi che abbiamo sentito prima, c'è proprio una maggior professionalità, c'è sono dei musicisti veri e propri. Esatto. Sanno tirare fuori i suoni dal cilindro in una maniera diversa di quello che sono possono molto fare gli altri. Senso, sì. Non fanno i segni. No, ecco. Stiamo quindi, dicendo delle cose quindi, importanti. Certo. Queste sono sentenze da semifinale che esatto. Dovete lasciarcele dire fino in fondo. Quindi confermati. Yeah. Timbro, certificati. Quarto concorrente in gara oggi, gli Home Sweet Homicide. Ciao ragazzi, siete contenti di essere di nuovo qui? Veramente, personalmente voglio ringraziare il pubblico che ci ha votato perché non ci aspettavamo assolutamente di essere passati. E se siamo qua è grazie a loro. Sì. Siete stati appunto i più votati via web, ma quanti amici avete? Appunto io stavo tutto il giorno a rompere le scatole, perché insomma le parolacce non si possono dire. Alla gente che conosco su Facebook, su MSN, quindi un mille qualcosa. Hai promesso che ti saresti fatto biondo. Ora sono così, è stato spiegato il mistero. Mm-hmm. Parlateci del vostro nuovo brano, quando è nato, perché è uno degli ultimi, cioè è l'ultimo che abbiamo composto, e diciamo che traspare
una vena un po' più moderna rispetto a quello dell'altra volta, un po' più metal, sì, sicuramente un sound molto più pesante e cattivo. Quindi avete fatto un certo percorso, diciamo. Sì, siamo partiti che eravamo glam rock, siamo partiti. E nonostante l'anima glam ci resta un po' così anche nel look, comunque nel modo di approcciarci sul palco, però il sound lo stiamo cambiando. Comunque siamo un gruppo giovane, in evoluzione, quindi... Hai quello, vai. Siamo pronti, in bocca al lupo. Sì, grazie. Grazie. Salutate. Votate! Ciao! Oh, sì. Votate, sì. Il Home Viva. Sweet Homicide. We'll be right back.
in gara oggi. Come vi è sembrato? Beh, diciamo che avrei sperato che stavolta la tensione fosse minore, però vabbè, la mia esperienza con le telecamere non è molto grande. Cioè, quindi... Poi contiamo tutti i vari problemi tecnici che abbiamo avuto. Cioè, questa volta mi sono divertito molto più dell'altra volta, mi sono divertito proprio a livello di emozione. Del tipo organizziamo una colletta per lui. Ah, loro il suo ampli. Hanno avuto problemi con gli amplificatori e che problemi, e quindi non si sono divertiti. Ci sono stati dei problemi tecnici. Diciamolo al pubblico. Dai. Fatevi votare dai vostri fan. Sì, sì, una cosa, siamo su Facebook, andate sulla nostra pagina, mi piace. Mi piace, troverete e poi le votazioni per votarci al contest, e quindi rock and roll, non si può mi sentire. HSH, no? HSH. Sì. HSH. Votateci. Fuck you. Ultimo gruppo delle semifinali. I giochi sono fatti e il dado è stato Les jeux sont faits. Tratto, tirato. Abbiamo sentito anche quelli che forse da casa sono quelli che hanno ricevuto più... Sì. No, senza il forse. Senza sono il forse. Che hanno ricevuto... web 1419. 1419, bravissimo. Tanti, Tanti. Sono molto amati, anche se personalmente non ritengo sia una band. Però sono belli da vedere. La semifinale e la nemmeno band la finale. Mi piace. Sono belli da vedere. Sono simpatici. E sicuramente nel loro... Sicuramente nel loro target. Io lo dissi nei fumetti scazzati, questo. No, simpatici nel senso che... Ok. Cioè, no, nel loro target sicuramente piacciono molto. Chiaramente un po' di cose da mettere a posto, no? Direi. Sì, a me piace la band, metterei un po' di cose a posto nel cantato, quindi al cantante. Sempre famoso, io dico sempre le stesse cose alla fine, però vedo che i problemi secondo me sono sempre quelli, quindi non conoscere alla fine la propria potenzialità e di conseguenza dove andare a parare, questo è, alla fine ho detto sempre la stessa cosa, ma evidentemente il problema persiste. Per il resto la band mi piace, sono veramente carini da vedere, la mia predilezione per il bassista viene confermata anche questa volta. Il batterista mi ha dato ascolto, no? Su un paio di cose, l'ho visto più energico oggi. Sì, sì, ci ha dato più dentro, a bravo. Lui col bassista hanno un pochino... accompagnato, sì, sì, sì. Non male l'assolo di chitarra che per me l'ha fatto bene, alcune imprecisioni qua e là, però dai, la semifinale, alla sono fine, quelle che hanno giocato alla terzo, fine, no, alla fine comunque la finale, la semifinale se la sono guadagnata, dai. Non sono d'accordo, ma non si può essere sempre d'accordo. Noi valiamo al 50%. Infatti, io non dico il nostro grado, voto, ricordiamolo, contava al 50%. È il 50%. Il restante 50% era da casa, no? Si dice così. Però chi è venuta la seconda volta, secondo me, ha fatto meglio rispetto alla prima. E questo vuol dire che. Questo vuol dire che studiano a casa, bravi, studiate. Si impegnano, eccetera. Oggi abbiamo visto gli ultimi 4 sfidanti. Quale sarà il voto della giuria? Andiamo a scoprirlo. La giuria ha deliberato. Ora tocca a voi. Le votazioni via mail si chiudono qui, ma voi potete continuare a votare sul sito www.thegroovefactorycontest.it. Io vi saluto e vi do appuntamento alla finale che si svolgerà domenica 29 maggio presso la corte del municipio di Fagagna alle ore 21:30. In caso di pioggia, la finale si svolgerà presso il Teatro Vittoria. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.